Se dobbiamo costruire una battuta, un meccanismo comico, dobbiamo mettere a contrasto due elementi completamente separati. Un'aspettativa di un tipo e un risultato completamente diverso, un paradosso, un qualcosa che non ci aspettiamo. È lo stupore nel vedere qualcosa a contrasto che rende la battuta comica, oppure la situazione scenica divertente. È così che si crea la comicità, due elementi a contrasto. Se quello che mi aspetto arriva, non può far ridere. Se mi aspetto qualcosa e arriva qualcosa di totalmente insensato, fa ridere. Alcune battute funzionano già scritte, perché sono paradossali già in scrittura, altre invece necessitano di un'interpretazione. Tutto quello che non mi aspetto. Un giornalista che durante il telegiornale ci si riceve, che si incespica e non riesce a parlare. Tanto più è presuntuoso il personaggio, più l'errore diventa divertente perché non me l'aspetto, perché sento la necessità interna di abbassare, di abbattere quel personaggio e buttarlo giù, il personaggio istituzionale, un capo di Stato, un capo ecclesiastico. Per costruire la battuta lavora sul contrasto. L'hai visto Joker? Joker, l'ho visto 60 volte. 60 volte, ammazza, ti piace? Ma che mi piace, faccio il bibitaro, porto i gelati al cinema.